una canzone pop, elettropop, dal sapore 18. Adesso ce la spiega Sara, che è la cantante del gruppo Li Anime. Ciao Sara. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Sara, buonasera anche a te. Allora, tu sei la cantante del gruppo Li Anime. Innanzitutto raccontaci di questo gruppo di tre ragazze. Allora, non so come faccio a essere ancora viva, e, a parte questo, no vabbè, sto scherzando. Diciamo che siamo partiti da una pregressa conoscenza, che ci conosciamo tutte e tre da un bel po' di anni, e poi i casi della vita ci hanno voluto far rincontrare nell'ambito di questo progetto appunto musicale che è Li Anime. E devo dire che per adesso sta andando tutto insomma bene, felici di presentare questo prodotto, questo brano con voi oggi. Senti Sara, allora, tre ragazze, no? Colpi di, mi dice qui la recensione, chitarra, basso e synth, giusto? Sì, diciamo che in realtà live siamo molto nude e crude, ci presentiamo con chitarra, basso e batteria. La cosa vantaggiosa è che avendo una chitarrista molto brava nella produzione, in realtà usciamo con delle basi che preproduce lei stessa, quindi comunque ci affidiamo ovviamente a una parte di elettronica molto molto grande, anche per diciamo per essere un po' in linea con i nostri tempi. Il punk forse è morto, non so, magari poi tra un anno usciranno 3000 album punk, però per adesso ci affidiamo molto all'elettronica, su questo pezzo in particolare, che è uno dei più wave elettronici anni 80 dell'album, si sente in modo spiccato. Ok, allora la produzione artistica è di Marco Di Nardo. Sì, chitarrista del management, e lui ha dato un tocco molto anni 80 a un brano che in realtà non era per niente così, insomma. Ci ha dato una buona idea anche per il ritornello, ci ha chiesto di essere più concrete, pratiche, più empiriche possibili. Devo dire che ci siamo trovati bene a lavorare con lui, insomma, ci aspettavamo più ostacoli e invece è andato tutto molto liscio. In due giorni abbiamo completato tutto e abbiamo registrato tutto a Caramanico, nell'ex convento delle Clarisse. È stato veramente bello, una bellissima esperienza. Infatti questa è una cosa particolare e molto intrigante, è stato registrato nel cuore delle montagne abruzzesi e all'interno di questo ex convento delle Clarisse, quindi sicuramente un ambiente molto suggestivo. Sì, la cosa divertente tra l'altro è che quando abbiamo deciso di ripartire iniziò a nevicare tantissimo, quindi per poco non siamo morte lì a Caramanico. Probabilmente era tutto un destino, insomma, l'abbiamo visto un po' così. Ok, il brano poi, dice sempre la recensione, è impreziosito dal mastering di Giovanni Versari. Sì, diciamo che ci ha proposto tre tipi di master diversi e noi abbiamo scelto uno di questi e loro hanno scelto un altro e ovviamente poi hanno deciso loro. Ok, voi siete nate nel 2014? Sì, nel 2014 è nato il progetto, anche se io ne ho fatto parte, diciamo, il primo anno e poi sono tornata a fine 2018. Ok, poi nel 2015 avete loro, ma comunque tu ci sei in ogni caso, un EP dal titolo Rivoluzione dell'Anima. E, esattamente. E l'anima è un po', penso, la vostra parola chiave, o mi sbaglio? Esattamente, sì. Di anime effettivamente etimologicamente deriva proprio da questo tipo di significato, di attraverso le anime. Quindi diciamo un dialogo che si esprime con la musica attraverso i ricordi, le reminiscenze della nostra anima più profonda. Quindi andiamo a scavare proprio nell'inconscio, ecco. Ecco, per questo quindi di anime. Esattamente, sì, una che potrebbe, che parla. Ecco, che potrebbe essere anche un'esclamazione, diamine. Sì, infatti purtroppo molti a volte infatti. Si chiamano diamine, infatti. Però vabbè, magari è un modo per ricordarlo, insomma. Certo, invece voi siete proprio di anime. Esattamente. Di anime belle, diamini a di anime musicali sicuramente. Speriamo, dai. Speriamo. Ok. Che non ci confondano più e rimanga attraverso l'anima e non diamine, che poi alla fine anche l'esclamazione c'entra sempre l'anima. Sì, è una bella esclamazione, dai, come per dire che bello al limite, no? Si può anche dire. E Sara, dunque, dopo aver mosso i primi passi, leggevo sempre nel circuito musicale abruzzese, voi avete fatto vittoria, mi sembra, di tre contest.
Sì, abbiamo vinto parecchi contest, Roccascalegna, Pinettinie e altre cose. Diciamo che Roccascalegna e Pinettinie sono stati due contest abbastanza importanti che ci hanno permesso di aprire a delle realtà nazionali e internazionali. È bene. Stato un po' il trampolino di lancio, ecco, di questo progetto che da subito ha iniziato a ricevere consensi. Avete diviso il palco con diversi nomi importanti, nazionali, in questi anni di dal 2014, no? Sì, in Clan of Cymox, Giuliano Palma, il concerto del 1° maggio a Pescara, e potrei dirtene un'infinità, Maremoto Festival, hanno aperto a Laguna Coil, veramente, cioè chi più ne ha, sul Sound System, non li ricordo tutti perché sono veramente tanti. Prozac, no, Fic Tamburo, veramente di tutto, tantissimi, cioè, certo, che avranno sicuramente contribuito anche alla vostra formazione e esperienza artistica. Assolutamente, poi l'esperienza live è tutto un mondo a sé, proprio è un qualcosa che non si può ripetere in studio, non si può ripetere in produzione. L'esperienza live, sia nel suonare che nell'ascoltare altre band, è qualcosa che secondo noi non ha rivali, assolutamente. Poi leggo anche che a gennaio del 2018 avete ottenuto il primo posto tra le migliori band emergenti selezionate dalla redazione di Classic Rock Italia, quindi questo è un bel riconoscimento. Sì, assolutamente, infatti devo dire che non ci aspettavamo, siamo rimaste stupite di questa cosa, perché ci sono veramente tantissime realtà emergenti molto valide, però a volte magari serve avere qualcosina in più che ti rende riconoscibile, e credo che forse questo sia un po' un'arma, ecco, che è a nostro vantaggio. Adesso state lavorando ad un nuovo progetto, vero? Sì, abbiamo in cantiere un album che è praticamente pronto, e abbiamo lanciato Risposte come singolo per dire ai nostri fan: eccoci, ci siamo dati una svegliata, siamo pronte. Ci vorranno ancora un po' di mesi per aggiustare tutto il pacchettino completo, occuparci delle grafiche e quant'altro, ma sicuramente a fine estate uscirà un altro singolo. Bene, allora vogliamo dare tutti i vostri contatti, dove trovano il disco, dove il videoclip, perché esiste anche un videoclip. Sì, il videoclip di Risposte, che è il brano che avete mandato poco fa, lo trovate nei canali YouTube e su Spotify. Ci trovate su Instagram, Google, YouTube appunto, Facebook, e non vediamo l'ora di conoscervi. Scriveteci, spammateci, taggateci, fate qualsiasi cosa. A noi può solamente rendere felici, insomma, il contatto con il fan. Bene Sara, noi pubblicheremo con il vostro consenso questa chiacchierata sulla nostra pagina YouTube e voi la potrete condividere come volete. Perfetto, grazie mille, sei stata gentilissima. Ma grazie a te, vogliamo salutare anche le tue colleghe. Sì, Cristina e Stefania, che tra l'altro ho incrociato in rotonda circa 5 minuti fa, è stato proprio un incrocio, non so, tanto. Bene, Sara che è la cantante di questo gruppo, le altre sono Cristina e Stefania. Un saluto a Sara, un saluto a loro tre, a questo gruppo molto simpatico. Ascoltiamo naturalmente il loro singolo, lo ascoltiamo per intero, Risposte, che è in programmazione qui da noi. Se non trovi le risposte, è un tuo difetto eliminare.
crudeltà, parlare non so più come si fa, provi a non piangere ma non è facile. E le tue frasi che non possono coincidere con i discorsi miei, ti ascolto senza mai capire come stai. Persone verso tutto l'interesse, non hai più voglia di sacrificare niente, ti senti perso se non trovi le risposte, è un tuo difetto eliminare quelle giuste, per le persone verso tutto l'interesse, non hai più voglia di sacrificare niente, non hai più voglia di sacrificare niente, non hai più voglia di dimenticare niente, di ricominciare. Ti senti perso, 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 ti senti perso.